Carissimi amici di LightChannel Italia, buongiorno! Il testo della veglia di oggi, martedì 7 giugno, si trova nel Salmo 119, versetto 64. O Eterno, la terra è piena della tua benignità, insegnami i tuoi statuti. Il Salmo 119 è il capitolo più lungo in tutta la Bibbia. È composto da 22 gruppi di 8 versetti. Ciascun gruppo è intitolato con una lettera dell'alfabeto ebraico, quasi ad indicare la fondamentale importanza del pensiero contenuto, ed è una lode, testimonianza, interamente dedicata all'importanza della parola di Dio, in particolare all'insieme dei comandamenti, leggi, precetti e statuti. Il versetto di oggi mi fa venire in mente uno schema particolare. Il Signore dà un comandamento, come all'inizio fece con Adamo ed Eva, non mangiare del frutto di quell'albero, per certo morirai. Poi, per istigazione del maligno, c'è stata la disobbedienza, e quindi cosa succede? Riassumiamo Genesi 3, versetti 17 e 19. Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Quindi c'è una maledizione e viene annunciata la morte dell'uomo. Poi più in là il Signore ha mandato un diluvio, anche questo per arginare la malvagità di allagante che comunque avrebbe distrutto tutta la terra, ma il Signore salva il possibile per mezzo dell'arca. Il perché succedono questi eventi a molti potrebbe non essere chiaro, ma è una questione da analizzare dal punto di vista del cielo e della giustizia di Dio. Ma come mai Dio dà per mezzo di Mosè ad un popolo un elenco di comandamenti, leggi, prescrizioni, statuti più onerosi, quando già in passato ha fallito con un comandamento tutto sommato semplice? Queste leggi sono state date ad un popolo che già dubitava uscendo dall'Egitto sotto la guida di Mosè, nonostante i prodigi e miracoli visti di persona. Quindi, come può farcela? Difatti la storia del popolo di Israele antico dimostra un fallimento in tal senso. Vedi la conseguenza della caduta e prigionia sotto l'impero di Babilonia. Ma il fallimento non è dovuto tanto al fatto che non si obbediva alla legge, ma che non si amò Dio con tutto il cuore per farlo. Se si leggono le leggi in Levitico, si possono trovare pene che sono terribili, divieti per questo, per quello. Però dovremmo soffermarci anche sulle leggi, prescrizioni, statuti relative al sistema dei sacrifici del santuario, che sono una tipologia del sacrificio di Cristo, necessario per la redenzione dell'uomo, e poi leggere anche alcuni versetti chiave, come per esempio Esodo 24, versetti 6 e 7, di cui citiamo: L'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Quindi l'Eterno usa misericordia, perdona l'iniquità, la trasgressione ed il peccato. La stessa legge di Dio spiega ed annuncia il meccanismo del perdono, attraverso il sangue di un innocente, colui che ha obbedito a tutta la legge, lo stesso Figlio di Dio. Gesù muore sulla croce, ma in realtà chi ha ucciso l'innocente? Solo colui che lo odiava poteva farlo. Quindi la legge data al popolo era sì severa, ma la stessa legge prevedeva anche una soluzione, ed il fine ultimo della giustizia di Dio di fronte a tutto il cielo è quello di giudicare il male e vincerlo per sempre. Leggiamo Matteo 5, versetto 17. Gesù disse: Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Il versetto della veglia è ancora applicabile oggi? Ho visto che c'è già stato il sacrificio di Gesù e la sua resurrezione, possiamo dimenticare i comandamenti, le leggi, gli statuti, eccetera, eccetera?
A mio avviso ci si dovrebbe porre anche questo quesito. Sono un salvato o sono un legislatore? Nel primo caso devo avere un metro di misura, quindi una legge di riferimento, e capire perché è servito il sacrificio di Cristo e scegliere di seguire un percorso di santificazione. Nel secondo caso saremo liberi di seguire o considerare solo le leggi che ci piacciono o farne delle nostre. Ma a questo punto, a che cosa è servito il sacrificio di Cristo? Però leggiamo l'inizio del Salmo 119. Beati quelli la cui via è senza macchia e che camminano nella legge dell'Eterno. Beati quelli che osservano i suoi precetti, che lo cercano con tutto il cuore e non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Tu ci hai ordinato di osservare i tuoi comandamenti con cura. Oh, che le mie vie siano ferme nell'osservanza dei tuoi statuti. Ringraziamo il Signore per aver ricevuto la sua parola e per il fatto che studiando le sue leggi, prescrizioni e statuti siamo anche in grado di comprendere appieno alcuni racconti della Bibbia, come il riscatto di Ruth, che è un'altra tipologia che illustra il piano della salvezza di Cristo e che parte proprio da una legge data a Mosè. Aiutaci, Signore, a fare la tua volontà, in attesa del ritorno in gloria di tuo Figlio. Amen.